Lo stadio Marassi di Genova riaccende i riflettori 76 giorni dopo la finale di Coppa Italia tra Sampdoria e Roma, che vide il successo dei giallorossi di Ottavio Bianchi per ospitare la prima competizione ufficiale della stagione, la Supercoppa Italiana. Di fronte ancora blu cerchiati e giallorossi, vediamo subito la formazione della Sampdoria con Pagliuca, Mannini e Catanez, Pari, Djerkovo, Vlanna, Lombardo, Sereso, Vialli, Mancini e Silas. Per quanto riguarda la formazione blu cerchiata, mentre sta per essere dato il calcio d'avvio, ci sono in panchina Nuciari, Orlando, Invernizzi, Dossena e Buso, mentre la Roma, la partita iniziata in questo momento, risponde con Cervone, Garzia, Carboni, Bonaccina, Aldair, Nela, Hessler, Di Mauro, Föller, Giannini e Muzzi. Per quanto riguarda la panchina della formazione diretta da Ottavio Bianchi, abbiamo Zinetti, Tempestilli, Piacentini, De Marchi e Salsano. L'arbitro è il signor Tullio Lanese. Ecco la palla che spiove altissima, va a staccare Catanez, la palla che sfiora il palo, bellissimo inserimento del giocatore jugoslavo. È molto bravo Catanez, è un grosso saltatore di testa, ci ricordiamo che nella finale di Coppa Italia all'andata segnò proprio lui. Intanto rivediamo lo stacco in piena corsa, come sovrasta, diciamo, nettamente Aldair. Silas che prova una delle sue cannonate dalla distanza, ecco Silas, il tiro, bellissimo! Palla tagliata, rientrare, grande effetto, comunque effetto e potenza in questa conclusione di Paolo Silas. E finisce in questo momento il primo tempo quando siamo al 48esimo minuto. Mentre Lanese sta per dare il fischio d'avvio per la ripresa delle operazioni, Silas arriva in posizione di tiro, sta per preparare il destro, parte il destro, viene non trattenuta, non viene trattenuta la palla da Cervone su questa conclusione di Silas. Vialli viene servito da Mancini, ancora la combinazione, Mancini prova il tiro di controbalzo, la palla è buona, gol! Gol di Mancini! Gol di Mancini, grande fortuna nel momento del rimpallo, ma poi esecuzione balisticamente perfetta e Mancini indica qualcuno. Qui è destinato questo gol, gol dedicato probabilmente al presidente Mantovani, e la Sampdoria sta per perfezionare una sostituzione, sta per entrare in campo Buso al posto di Lombardo. E direi che è stato un bellissimo gol per l'iniziativa. L'arbitro decreta la fine delle ostilità, dunque la Sampdoria iscrive per la prima volta il suo nome nell'albo d'oro della Supercoppa. Su cerchiati che hanno saputo sfruttare al meglio le giocate dei suoi singoli, direi che questa è la conclusione. È un momento storico che dice decisamente bene, è un periodo storico che dice bene alla Sampdoria. In questi ultimi anni tre Coppe Italia, ma Coppa delle Coppe, uno scudetto ed ora la Supercoppa Italiana. È una Sampdoria che non ha evidenziato il meglio delle sue possibilità, del suo repertorio, comunque alla fine della fiera, direi Roberto, quello che conta è di arrivare a vincere qualcosa. No, non ha evidenziato il meglio, anche perché ha trovato una Roma molto molto remissiva, non disponibile a giocare una bella partita, sapeva di essere inferiore anche per l'inferiorità di giocatori, per l'assenza o per l'uscita di Völler. È una Sampdoria che ha faticato, sì, non è stata brillantissima, ma ha meritato ampiamente di vincere.